Ciao a tutti e auguri di buone feste. Per questa puntata delle feste ho pensato di proporvi un argomento leggero. Siete tutti un po' più giocosi per Natale, quindi vorrei parlarvi di grafici, tabelle e quiz con le figure. Le tabelle, i grafici e i diagrammi sono stati in passato oggetto di diversi quiz di logica. I contenuti grafici ci aiutano a visualizzare meglio quello di cui stiamo parlando ed è molto più facile permetterci di rispondere velocemente. Ecco perché è così importante capire e interpretare tabelle e grafici. Avrete bisogno di queste competenze per risparmiare tempo, ma soprattutto per permettervi di costruire a vostra volta un grafico per risolvere magari dei problemi più complessi di matematica e fisica. I dati possono essere rappresentati in diversi modi e le quattro tipologie principali di grafico sono il grafico a barre, il grafico a torta, il grafico a linee e il diagramma. Facciamo alcune considerazioni generali. Un grafico valuta una variabile in funzione di un'altra, perciò guardate bene che cosa è espresso dai due assi. Molte volte basta guardare le variabili in gioco per intuire alcune risposte oppure per eliminarne altre. L'asse orizzontale lo chiamiamo ascissa, mentre l'asse verticale lo chiamiamo ordinata. Se pensate di non ricordarvelo, vi insegno un piccolo trucco che utilizzo sempre con i miei ragazzi a cui faccio lezione. Ricordate che la O di ordinata può essere un sole se disegnate dei raggi e di conseguenza andrà in alto, per cui l'asse verticale è sicuramente quello delle ordinate. Lo so, è un ragionamento probabilmente stupido, ma spesso aiuta. Il primo grafico che vi propongo è quello a barre e si usa per mostrare relazioni tra diverse categorie indipendenti una dall'altra. Ciascuna barra corrisponde ad una categoria e l'altezza o la lunghezza della barra, a seconda dell'orientamento del grafico, indica il valore assoluto oppure la frequenza di un evento e permette quindi di confrontarle. Ad esempio, questo grafico indica la percentuale di laureati in un'azienda rispetto al totale del personale. È quindi molto immediato apprezzare che la percentuale è cresciuta nel corso del tempo. Il grafico a linee mostra invece un'evoluzione di dati nel tempo. Questi grafici sono molto utili, soprattutto quando vogliamo mostrare delle tendenze o una correlazione tra numeri. Ad esempio, ne abbiamo utilizzato uno anche noi per mostrare il trend delle domande di cultura generale usciti negli ultimi anni. Il grafico a torta invece è pensato per visualizzare i singoli elementi rispetto ad un totale. Ogni fetta della torta rappresenta una particolare categoria ed è quindi possibile rappresentare la distribuzione in percentuale. Il modo migliore per parlare di tabelle è guardarne una insieme. È importante imparare a leggere e consultare tabelle. Tipicamente al test ci richiederanno di dedurre l'andamento di una variabile presente in una data colonna in funzione della variazione delle grandezze sulla riga. Ad esempio, io potrei essere interessato a vedere la percentuale di dipendenti di front office nel tempo, ragionando così lungo la colonna. Ma potrei anche fissare un dato anno, per esempio il 2006, e andare a vedere come si distribuiscono i dipendenti nei vari uffici ragionando lungo la riga. Non esiste metodo migliore per fare pratica coi grafici se non facendo molti esercizi a riguardo. Vediamone insieme qualcuno. Vorrei impostare ora una piccola sezione di esercizi con voi. All'inizio di ciascun esercizio vi lascerò il tempo per mettere in pausa così che possiate fare le vostre considerazioni sul grafico, leggere con pazienza il testo e tutte le risposte, in modo poi da svelare la soluzione e poterci ragionare insieme. Vediamo che cosa possiamo dedurre dal grafico. Innanzitutto abbiamo due terapie che chiamiamo terapia A e terapia B che stiamo confrontando. Il confronto è basato sulla sopravvivenza dei pazienti trattati nell'arco dei mesi, di conseguenza la sopravvivenza è posta sull'asse delle ordinate, mentre invece i mesi sull'asse delle ascisse. Ipotizziamo ora di poter utilizzare entrambe le terapie senza influenze reciproche negative. Fino al sesto mese è più efficace la terapia A, perché è presente una percentuale di sopravvivenza maggiore rispetto alla B, mentre invece dal sesto mese in poi risulta invece più efficace la terapia B. Analizziamo ora insieme le risposte. La A ci dice che le due terapie possono essere utilizzate in successione senza influenzarsi reciprocamente, in senso negativo, e quindi la terapia può essere preferita come trattamento iniziale. Questa potrebbe essere vera perché infatti abbiamo visto che nei primi sei mesi ha una percentuale di sopravvivenza migliore rispetto alla B. L'opzione B ci dice che le due terapie sono in pratica equivalenti perché i vantaggi e gli svantaggi iniziali si elidono praticamente a distanza di tempo, però questa è una considerazione un po' semplicistica, infatti non possiamo capire dal grafico se la terapia A sia effettivamente migliore della B o viceversa, per cui possiamo scartarla. L'opzione C ci dice invece che la terapia B è sempre da preferirsi. Questa abbiamo già spiegato essere falsa proprio perché la terapia A nei primi sei mesi è migliore.
La terapia A deve essere definitivamente abbandonata in quanto i suoi risultati a distanza diventano meno competitivi con quelli del trattamento B. Anche questa è falsa proprio perché abbiamo appena detto che inizialmente la terapia A è ben competitiva. Infine c'è l'opzione E, che scartiamo a pie pari perché ci dice che i dati disponibili non sono assolutamente confrontabili e questo è falso, per cui la risposta corretta sarà certamente la A. Ecco qui invece un esercizio che ci propone l'analisi di una tabella. Potremmo riscrivere la tabella in modo che siano inseriti i prezzi totali, quindi affitto più spese di viaggio, e non a persona. A questo punto la persona singola andrebbe a spendere 800 euro, la coppia 900, il trio 1000 e 4 persone 1100. Quindi il prezzo totale della casa si ottiene sommando la tariffa fissa di 700 euro per l'affitto e un importo fisso di 100 euro a persona per le spese di viaggio. E la risposta corretta è quindi la A. Vi propongo ora un quiz interessante uscito al test di medicina del 2010. Per risolvere questo dilemma elettorale vi consiglio di impostare una tabella. A ciascuna riga assegniamo il nome del candidato, mentre a ciascuna colonna assegniamo l'anno di riferimento delle elezioni. Mettiamo 2005 e oggi. Compiliamo la riga relativa ad oggi con tutti i dati che ci vengono forniti dal testo e poi andiamo insieme a ragionare su che cosa era invece successo nel 2005. Sul candidato A non abbiamo molte informazioni, per cui non scriviamo nulla. Il candidato B invece è in leggera flessione rispetto a ciò che aveva totalizzato nel 2005, per cui anche se non abbiamo delle informazioni precise possiamo assumere che qualunque fosse il suo risultato fosse maggiore di 28,5. Sappiamo che invece i voti raccolti da C sono quasi il doppio rispetto a quelli che aveva raccolto nel 2005, per cui potremmo assumere che ne avesse totalizzati circa 10,4. D invece è la prima volta che partecipa alle elezioni, per cui possiamo anche non scrivere niente. Andiamo ora insieme a ragionare sulle risposte. Partendo proprio dall'ultima informazione che abbiamo appreso su D, possiamo immediatamente eliminare la risposta A e la risposta E, perché appunto D non era partecipe e invece in queste risposte è presente, per cui le eliminiamo. Eliminiamo subito anche la C, perché il candidato C non aveva totalizzato 40,3% dei voti, ma bensì il 10,4 circa. Rimane ora da ragionare tra l'opzione B e la D, ma guardando immediatamente il candidato B, notiamo che esiste una sola opzione in cui B sia maggiore rispetto a 28,5 e di conseguenza escludiamo automaticamente la D. In base a tutte le previsioni che abbiamo fatto, possiamo dedurre che la risposta corretta è la B. Ora vorrei parlarvi di logica delle figure. Si tratta di esercizi in cui bisogna notare lo schema con cui una figura cambia e attribuire secondo quale criterio, in analogia con le altre figure presenti, come prosegue la successione logica. Andiamo ora a vederne alcuni insieme. Nell'analisi degli esercizi delle figure, vi suggerisco di impostare uno schema di risoluzione fisso, che può essere utilissimo per capire il criterio di successione con precisione, senza cadere in brutte sorprese. La prima cosa a cui fare caso sono gli elementi significativi. Bisogna chiedersi che cosa è cambiato all'interno del nostro schema. In questo esempio abbiamo un quadrato e un ovale. L'elemento significativo, in questo caso, è solo l'ovale, perché il quadrato non ha mai subito alcuna variazione. Notate la caratteristica o le caratteristiche, se sono più di una, che sono cambiate. Ad esempio, in questo caso, l'ovale ha cambiato il colore e la sua posizione. Io vi consiglio di analizzare la categoria colore e la categoria posizione separatamente per comprendere meglio che cosa è effettivamente cambiato. Abbiamo un'alternanza sul colore, quindi potrebbe essere corretto assumere che il prossimo ovale della successione sarà di nuovo scuro ed escludere così tutte le bianche. Ora vediamo la rotazione. Notiamo che l'ovale sta procedendo in senso antiorario, perciò l'opzione giusta è la B. Guardiamo questo esempio invece. Qui cambia la posizione ma non il colore. Abbiamo uno spostamento progressivo. Fate caso se l'elemento significativo si sta muovendo in senso orario oppure antiorario. Quanti spostamenti fa di volta in volta? Ha fatto degli spostamenti regolari, uno per volta, due per volta, tre per volta, eccetera? Oppure ha fatto degli spostamenti progressivi? La prima volta, in questo caso, ha fatto un salto, poi ha fatto due salti, poi tre e così via. Questo tipo di ragionamento è applicabile
applicabile anche alle stringhe di numeri. Come abbiamo fatto per le figure, anche con i numeri vi consiglio di ragionare un pezzo per volta. Guardiamo insieme questa successione. Vi lascio qualche minuto per poterla trascrivere e ragionarci con me. Immediatamente notiamo che possono esserci due possibilità per passare da 6 a 12. O moltiplichiamo per 2, oppure sommiamo il 6 due volte, il che significa che il nostro primo numero più se stesso ha ottenuto il secondo numero. Il punto chiave nelle successioni è ricercare se uno di questi due primi criteri si riconferma anche tra il secondo e il terzo numero, il terzo e il quarto numero e così via. Andiamo subito a vedere il secondo numero in relazione al terzo. Abbiamo 12 e 9. In questo caso per passare da 12 a 9 abbiamo sottratto 3. Questo quindi ci fa capire che le nostre prime ipotesi erano scorrette e dobbiamo infatti ragionare per coppie di numeri. Se prendiamo in esame il 9 e il 18 notiamo immediatamente che uno è il doppio dell'altro, così anche il 15 e il 30, il 27 e il 52 idem. Quindi ci basterà moltiplicare 51 per 2 e otterremo quindi 102. Le sequenze possono anche presentarsi secondo un pattern ripetitivo e costante. Come in questo caso in cui dobbiamo individuare il numero che immediatamente precede la sequenza e quello che lo segue. Come vedete, il criterio in questo caso è puramente visivo. Abbiamo una serie di 6 e 11 che si ripetono all'infinito. Proviamo a svolgere insieme questo quiz che era la prova di medicina 2018, il mio test. A Michele viene chiesto di inserire i due numeri mancanti della sequenza 2, 3, 7, 13 e 27. Quali numeri deve inserire Michele? Tengo la sequenza sott'occhio e proviamo a risolverla insieme. Allora, abbiamo i primi due numeri che sono un 2 e un 3. A questo punto potremmo pensare che basti semplicemente aggiungere 1, però questo non si riconferma per la prossima coppia, vale a dire 3 e 7, perché appunto 3 più 1 farebbe 4 e 7 è un numero molto diverso e non ci si avvicina neanche, per cui c'è qualcosa che non va. Iniziamo a ragionare diversamente. Possiamo notare, ad esempio, che se noi moltiplichiamo per 2 ciascuno dei numeri della sequenza, otteniamo una cifra molto vicina rispetto al suo successivo. Ad esempio, 2 per 2 è 4, che è poco più grande di 3, 3 per 2 è 6, che è poco più piccolo di 7. 7 per 2 è 14, che è vicino a 13, per cui potrebbe essere la strada giusta. Vediamo quindi come lo schema può essere 2 per 2 più 1 che fa 7, 7 per 2 meno 1 che fa 13, 13 per 2 più 1 che fa 27, 27 per 2 meno 1 che fa 53, 53 per 2 più 1 che fa 107. E in questo modo abbiamo trovato la nostra risposta. Osserviamo ora una serie di figure. Ci salta immediatamente all'occhio che abbiamo un'alternanza di figure grigie e di figure nere. Di conseguenza, un primo criterio che potremmo utilizzare è proprio quello del colore e andremo quindi a eliminare tutte le figure grigie dalle nostre risposte. A questo punto un secondo criterio di classificazione potrebbe essere quello di contare i vertici delle figure. Vediamo che la prima figura è un triangolo e quindi ha 3 vertici, la seconda figura ne ha 5 e la terza ne ha 7. Per cui abbiamo un'alternanza di vertici dispari. Di conseguenza potremo andare a cercare tra le figure se ne esiste una nera con 9 spigoli. Ed ecco che identifichiamo immediatamente la C. Proviamo a ragionare su questa serie di ombrelli che ci propone l'esercizio 4. La prima cosa che ci salta all'occhio è che l'ombrello sta ruotando e direi che l'indicatore migliore per poter individuare la figura da scartare è il manico dell'ombrello. Se immaginate di far ruotare ciascuno degli ombrelli presenti nelle figure, vi accorgerete che l'unico a girare in senso orario è il numero 1, per cui la risposta corretta è C. Questo esercizio è identico rispetto a quello dell'ombrello. Ci basterà far ruotare tutte le figure per capire che la risposta C è l'unica che ruota in senso antiorario, mentre invece tutte le altre ruotano in senso orario. L'esercizio 11 ci propone invece 5 quadrati di cui uno da scartare, che non rispetta i criteri con cui sono stati selezionati tutti gli altri. A primo impatto le figure contenute sembrano tutte molto diverse, per cui iniziamo col ragionare su quanti elementi effettivamente contiene ciascun quadrato e vediamo se questa informazione può dirci qualcosa di utile. I primi 4 contengono infatti rispettivamente 4 figure ciascuno, mentre invece l'ultimo contiene 5 elementi, una lettera, 3 figure e una linea. Di conseguenza la risposta corretta sarà B, figura 5. L'esercizio 12 ci chiede invece di fare un negativo della figura, di conseguenza tutto ciò che è nero diventerà bianco e tutto ciò che è bianco diventerà nero. Io partirei dall'escludere qualcosa sulla base dei 3 rettangolini centrali.
Nella figura originale, infatti, i rettangolini sono bianchi, per cui possiamo partire con l'escludere quelli che non sono cambiati, ad esempio la figura 5. Notiamo poi che ci sono ben due figure che sono invece state ruotate e possiamo immediatamente eliminare anche loro. Ci rimane soltanto la figura 1 e la figura 2 su cui ragionare. Vediamo come la figura originale abbia una sorta di griglia nera che la circonda e di conseguenza questa griglia nera nel suo negativo diventerà bianca, confondendosi con il foglio bianco. La griglia nera è invece rimasta nella figura 2, che possiamo di conseguenza eliminare. A questo punto il negativo è la figura 1, che corrisponde alla risposta B. Questo esercizio ci propone di ragionare su due figure, ma anche sulle proporzioni. Per impostare la proporzione vi suggerisco di contare il numero dei lati. La prima figura ha infatti 9 lati, la seconda invece 7, quindi devi risolvere 9 sta a 72 come 7 sta a x. Abbiamo visto insieme che ora per risolvere la proporzione ci basterà fare il prodotto dei medi fratto l'estremo noto, quindi 72 per 7 fratto 9 e otteniamo 56 che è la nostra risposta E. Per diventare sempre più abili, vi consiglio di fare moltissimi di questi esercizi, che sono anche dei divertenti passatempi logici. Con questo concludiamo e io vi faccio davvero tanti auguri di buone feste. Ci troviamo sempre di mercoledì, sempre alle 17:30, sui canali social di Zanichelli. A presto e tanti auguri!